Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Un ruolo che nel gioco del calcio ha subito molte trasformazioni è quello del portiere. Oggi il numero uno moderno deve imparare a collaborare alla gestione del gioco con i piedi, saper guidare la difesa come una volta faceva il libero, essere una figura carismatica ma allo stesso tempo capace di avvicendarsi con il portiere di riserva. Il numero delle partite da giocare è aumentato a dismisura e oggi è consuetudine vedersi alternare almeno due portieri in ogni squadra, a seconda delle esigenze. Ma c'è stato un tempo in cui fare il portiere di riserva era una vera e propria filosofia di vita, aspettando magari una carriera intera, una chance, pur di far parte di una squadra di spicco. Oggi racconteremo dunque le storie dei numeri 12, portieri di riserva, una vita a bordo campo. Giulio Nuciari. È probabilmente lui il numero 12 per eccellenza del calcio italiano, con il record di 333 panchine in Serie A tra Milan e Sampdoria. Ai rossoneri era passato dopo aver ben figurato con la maglia della Ternana, ma al Milan rimase sempre all'ombra di Giovanni Galli, che pure sostituì egregiamente nel 1987, nello spareggio contro la Sampdoria per accedere in Coppa UEFA. Solo 10 presenze però con i rossoneri in Serie A e la voglia di giocare lo portò al Monza, club in cui fu titolare in Serie B nella stagione 1988-89. La sua affidabilità lo riportò in Serie A, stavolta alla Sampdoria, dove fu però costretto a fare i conti con l'esplosione del giovane Gianluca Pagliuca. Di nuovo 6 anni di panchine che gli permisero di conquistare un record. Per 333 volte ha indossato la maglia numero 12, collezionando solo 17 presenze nella massima serie tra Milan e Samp. Luciano Bodini. Prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, Bodini si è tolto lo sfizio di parare un rigore il giorno del suo esordio in Serie A contro il Perugia, penalty calciato da Renato Curi. Arrivò la chiamata della Juventus, impossibile dire di no, anche se per un portiere all'epoca di soli 25 anni, trovarsi davanti un monumento come Zoff appariva abbastanza complicato. Raccontò Bodini: sapevo che sarei stato il dodicesimo, ma anche che Zoff non era più giovanissimo. Arrivai alla Juventus quando Zoff aveva 38 anni e io 25. Pensai che avrei potuto trovare spazio, considerata la sua età. Doveva ritirarsi e invece è andato avanti fino a 40 anni. Esattamente fino alla finale di Coppa dei Campioni del 1983 ad Atene. Paolo Rossi e Gaetano Scirea, affranti nello spogliatoio, si dicono che per chiudere quella stagione, dopo la cocente sconfitta contro l'Amburgo, bisogna provare a vincere almeno la Coppa Italia contro il Verona. Chiedono conferma a Zoff, ma Dino già non c'è più. La sua carriera quella sera è già finita. Giocherà Bodini e la Juventus rimonterà contro gli scaligeri dal 2-0 dell'andata in favore del Verona al 3-0 del ritorno, vinto con lo storico numero 12 in porta. Sembra il momento giusto per il rilancio, arriverà invece Tacconi, con cui inizierà un ballottaggio. Nella stagione 84-85 Bodini sembra essersi preso finalmente il posto da titolare, vincendo la Supercoppa Europea, ma lo perderà proprio alla vigilia della finale dell'Eisel. Chiuderà con 26 presenze in Serie A in 10 stagioni in bianconero, legato da un rapporto con Giampiero Boniperti che non gli farà mai prendere in considerazione altre destinazioni. Avelino Moriggi. 4 stagioni alla Lazio negli anni d'oro dello scudetto del 1974, con sole 3 presenze in campionato e 6 in Coppa Italia. Difficile fare di più con un'istituzione come Felice Pulici di fronte, portiere atleticamente fortissimo e poco incline a lasciare spazio in quello che era un gruppo granitico. Nella stagione del titolo Moriggi gioca nella fase finale di Coppa Italia, in cui Maestrelli schiera le seconde linee per concentrare le energie sulla corsa a scudetto, ma mai in campionato. Neanche un minuto, neanche nell'ultima partita a Bologna, che vede la Lazio già matematicamente insignita del tricolore. Raccontò lui stesso: c'era un rispetto diverso, quella Lazio non ti faceva sentire riserva. Con Pulici c'era rispetto reciproco. Tante volte mi dicevo: perché resto qui?
Chiedevo a Maestrelli, voglio andare via, ma lui rispondeva, no Moro, stai qui. Il tecnico sapeva che Morigi serviva nelle scatenate partitelle del giovedì, che caricavano la squadra in vista della domenica a Tor di Quinto, in cui Morigi dava il meglio sapendo di non poter scendere in campo nella partita di campionato. E a fine carriera Pulici sottolineò, essere presente in ogni singolo minuto di quella stagione fu un orgoglio, ma a Bologna avrei dovuto far entrare Morigi. Raffaele Di Fusco. Per lui 33 presenze in Serie A con la maglia del Napoli in 11 stagioni, più altre 3 col Torino in 2 annate dall'inizio degli anni 90, che fecero da intermezzo alle due parentesi con la sua squadra del cuore. Originario di Riardo, in provincia di Caserta, sarà presente una sola volta in campionato nell'anno del primo storico scudetto, ma per il Napoli farà di tutto. Nel 1989, subito dopo la Coppa UEFA vinta a Stoccarda, l'11 giugno ad Ascoli i partenopei giocano in piena emergenza. Nel finale di partita Ottavio Bianchi ha bisogno di far uscire Careca e lancia Di Fusco, ma non certo tra i pali. È più forte degli attaccanti della primavera, spiegherà proprio il tecnico, che lo sguinzaglierà sul fronte offensivo. Una prova d'amore, d'altronde l'importante a volte è giocare. È il 36esimo della ripresa. Il Napoli, già privo di Maradona, Carnevale, Filardi, Romano, De Napoli e Fusi, perde anche Careca. Ed è il portiere di riserva Di Fusco che fa il suo ingresso in campo come centravanti. Una chicca quasi storica. È possibile che il Napoli non avesse neppure un ragazzo e è stato costretto a giocare con Di Fusco a centravanti? È possibile, se saltano tutti all'ultimo momento. Il sabato Filardi con la febbre, Romano non ce l'ha fatta, Maradona out, tanto non possiamo inventare i giocatori. Gli altri due ragazzi che avevamo in preallarme si sono fatti male nelle giovanili, pertanto non c'era altra alternativa. Valerio Fiori. Nasce come talento nel settore giovanile della Lazio, che lo lancia in porta negli anni del ritorno in Serie A. Alterna prodezze e interventi esplosivi a battute a vuoto che nel giro di qualche stagione lo rendono uno dei bersagli preferiti di Mai Dire Gol. Ma la situazione precipita dopo un gol preso su punizione in Coppa Italia col Torino col pallone passato sotto la pancia. Viene ceduto al Cagliari, dove si ritrova protagonista nella cavalcata che porta i sardi a giocarsi la semifinale di Coppa UEFA contro l'Inter. Poi entra in una nuova spirale di errori e infortuni che lo portano per la prima volta a fare il 12esimo alla Fiorentina. Poi un'ultima stagione da titolare in Serie A, Piacenza. Nel 1999 passa al Milan e da 12esimo si ritrova 22esimo. Terzo portiere dai 30 ai 39 anni. Le ultime 9 stagioni di carriera trascorse giocando una sola partita a Piacenza, nella stagione 2002-2003, incassando 4 gol. Giancarlo Alessandrelli. Prima di Bodini ci fu un altro portiere che soffrì parecchio il ruolo da 12esimo alle spalle di Dino Zoff. Si tratta di Giancarlo Alessandrelli, che la Juventus pescò dalla Serie B, dalla Reggiana, proprio mentre Super Dino macinava presenze per il suo record. Dal 1975 al 1979 Alessandrelli collezionò 113 panchine consecutive. All'ultima giornata della stagione 1978-79, Giovanni Trapattoni lo richiamò dalla panchina, era arrivato il suo momento. Con la Juventus avanti 3-0 contro l'Avellino, sembrava la classica passerella di fine anno. Dopo l'ingresso in campo di Alessandrelli, il risultato invece reciterà. Juventus-Avellino 3-3, incredibile. Lui stesso ricordò, quell'esperienza mi segnò, alla fine Zoff era il più arrabbiato, non ce l'aveva con me ma con i compagni della difesa, però è grazie a quei 3 gol che oggi qualcuno si ricorda ancora chi sono. Ricordo che mi chiamarono Raffaella Carrà e Maurizio Costanzo, e oggi quando mi ferma un poliziotto e legge la patente dice solo una cosa, Alessandrelli, quello dei 3 gol con l'Avellino? Passò all'Atalanta, poi tornerà in Serie A nel 1983, facendo il 12esimo alla Fiorentina. E tu? Ricordi altri numeri 12 storici che meriterebbero di essere inseriti in un secondo capitolo? Scrivilo nei commenti e se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!